Grazie a Dio anche stasera siamo insieme, vogliamo unirci soprattutto di pari sentimento per adorare il Signore con tutto il nostro cuore. Vogliamo metterci insieme ed iniziamo con un bel canto, il numero 630 che dice lodo il Signore, forza sento al cuore. Quando noi lodiamo Dio arriva nel nostro cuore una forza nuova perché tutte quelle cose che sono nella nostra mente, dentro di noi, il canto, l'adorazione, la presenza dello Spirito Santo fanno una pulizia, ti arriva un ossigeno nuovo come quando apri le finestre la mattina, da tutto quello che c'è nella stanza da letto durante tutta la notte, a quando apri le finestre c'è una differenza enorme. Gloria sia resa a Dio per questi esempi naturali che ci aiutano a comprendere le cose spirituali. Non lo vediamo l'ossigeno, però sentiamo che ci viene la voglia di stirarci, ci viene la voglia di, come se i polmoni dire, dicessero: uh, che bella sottile quest'aria che entra dentro di me. Così fa lo Spirito Santo. Questa è una. È un esempio limitato di fronte a quello che fa lo Spirito Santo nella nostra vita. Pensa che un piccolo soffio dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, nelle narici di quell'opera d'arte che stava per terra, che non si chiamava Damo, era un pezzo di terra. Quando Dio soffiò, nelle sue narici poppoppo po, po, si mise a camminare. Si alzò, diventò anima vivente. Gloria al Signore. Vogliamo chiedere al Signore che soffi questa sera, non solo nelle nostre narici, ma che lo Spirito Santo ci influenza tutto. Inspiriamone più che possiamo con tutto il cuore, con la passione nel dire Spirito Santo. Influenzami, influenza me, la mia casa, il posto dove sono, la mia famiglia, tutto quello che faccio. Influenzaci in questo culto che possiamo sentire e il soffio divino della tua presenza che è lo Spirito Santo. Alleluia, gloria a te Signore. Cantiamolo insieme questo canto, 630. Vogliamo pregare insieme, mettiamoci di pari sentimento. Partecipa anche tu dove ti trovi. Puoi partecipare anche con una mano alzata per dire: Signore, io sono insieme con il fratello, siamo insieme tutti. La tua mano alzata ci mette insieme. Siamo come dire, sono presente. Quando andavamo a scuola. Quando ci chiedevano, chiamavano il nostro nome, dicevamo presente e facevamo così con la mano. Vogliamo dire, Signore, siamo presenti nella tua presenza. Siamo presenti perché abbiamo bisogno di te. Siamo pres presenti perché vogliamo adorare te. Siamo presenti perché so siamo insieme tutti per onorare Dio sotto questa grande tenda. Non restare. Eh, come assente perché non ti nutri, non ricevi niente, anzi ti guasti pure perché il diavolo ti porta a far vedere tutte quelle cose negative. Magari ti fa vedere il verbo che non ho detto bene, non ho chiuso la parola con la A, l'ho chiusa con la U, e così via ti distrae e ti porta a vedere con indifferenza. Ma tu non devi avere indifferenza verso le cose del Signore, perché quelle non li possiamo misurare noi. Dobbiamo stare sì attenti quando facciamo le cose per onorare Dio, però se ci mettiamo con spirito critico, vediamo tante cose. Molte volte vediamo tante cose che l'altra parte ne vede ancora di più di quanto ne vediamo noi. Ma quando noi siamo insieme per onorare Dio, per cercare Dio, per cercare la sua presenza, dobbiamo proprio staccare la spina a tutte le altre cose e concentrarci in una sola direzione, quella di cercare il Signore. Metti la tua mano come segno che sei d'accordo di stare insieme per cercare il Signore. Di Signore io stasera ti voglio cercare. Ti voglio nel mio cuore, ti voglio onorare, voglio sentire la tua presenza, desidero che tu mi benedici. Proprio una preghiera corta come quella di Abetz, che tu mi fai star bene e che tu mi benedici. Oh, che tu mi benedici e che io non soffra più. E anche questa è una preghiera che piacque al Signore e così fece. Gli tolse la maledizione di dosso e gli riversò la benedizione, come dire: Signore, io spezzo nel tuo nome ogni maledizione nel nome di Gesù e ricevo la tua benedizione nel nome di Gesù. Signore, ti preghiamo insieme, con la sorella, con il fratello, con tutti quelli che siamo insieme, e ti chiediamo con tutto il cuore di partecipare la tua presenza ai nostri cuori. Te lo chiediamo tutti insieme e ti chiediamo di assisterci. Sì, Spirito Santo, assistici. Prenditi tu la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, i nostri pensieri. Prenditi la mia bocca, la mia voce. Ungi la tua parola con lo Spirito Santo e che possa raggiungerci con il potere della tua presenza opera in favore di quanti abbiamo dei bisogni particolari che presentiamo a te. Facci venire a te nel modo giusto per ricevere grazie ancora stasera, una ondata di benedizione, il soffio del tuo Santo Spirito che agisca su ciascuno di noi. E tutti insieme, Signore, ti ringraziamo. Ti benediciamo e ti lodiamo. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Se ti sei alzato, se ti sei alzata, accomodati. Se sei, ti sei inginocchiata, siediti tranquilla ed ora cantiamo un altro bel canto. 8, 6, 4. Profondo è il tuo amore. Per comprenderlo, per comprenderlo, ma manco lo comprendiamo, per poter comprendere di che cosa parliamo. Bisogna sentirlo nel cuore e lo dobbiamo chiedere. L'amore è l'amore di Dio, è Dio stesso, perché Dio è amore, è lo Spirito Santo stesso che trasferisce questo amore nella tua vita e nella mia vita. Cantiamolo insieme, numero 864. Vogliamo continuare con il numero 814 che dice, i cieli narrano la gloria del risorto re, la creazione, ci parla di Dio. Io non riesco a comprendere come può una persona guardare intorno, vedere la perfezione della creazione e dire che si è fatto tutto da sé. È come se, vorressi, se, come se volessi convincere a qualcuno che questo iPhone. A un bel momento è successo un, un Big Bang e così si sono assemblate tutte le cose qui dentro e adesso ne vengono fuori messaggi, immagini, musiche. C'è un contenitore che ci sono migliaia di migliaia di messaggi, 30-40 mila e tutto si è formato così, si sono assemblate da sole e vanno avanti così. Io penso che se ti dicessi una cosa così, tu penseresti già che questo è un pazzo. Devo spegnere la televisione perché questo è un pazzo. O se sei sui social, la stessa cosa. Ci pensi per un attimo. Le perfezioni della creazione e di come siamo stati creati noi è molto, 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 molto più sofisticata di questo. Perché ha delle cose che tu non puoi immaginare. Pensaci un poco e vai a guardare nella parola del Signore, perché la parola del Signore non dice Dio, guarda che io ci sono. La parola del Signore vuol dire che è Dio stesso che parla, ogni volta che la apri, ogni volta che la leggi, egli trasferisce il suo pensiero, dentro di te, perché l'ha tramandata a noi, l'ha fatta arrivare a noi, anziché il pensiero che non possiamo leggere, scritto, come quando tu scrivi una lettera ed esprimi il tuo pensiero a chi indirizzi la lettera. Quando gli arriva, la lettera non serve per dire che chi l'ha scritta esiste. Perché già la lettera che arriva, chi la legge, deve capire che chi l'ha scritta è colui che è. E perciò Dio ha detto: Io sono colui che sono, sempre l'Eterno Presente, che assiste la Sua parola e per mezzo dello Spirito Santo la interpreta al nostro cuore. Perciò devi chiedere allo Spirito Santo che te lo interpreti. E non c'è nessun altro libro al mondo che colui che l'ha scritta, lo scrittore, l'autore, è presente per interpretare quello che vuole dire. Lo Spirito Santo è presente dove sei tu, per dire quello che ti vuole dire stasera in questo incontro divino che ti vuole parlare proprio attraverso la sua parola. Gloria al Signore. Cantiamo questo canto. I cieli narrano la gloria del risorto Re. Alleluia. Alleluia. 却。 con il numero 778, vieni Spirito Santo, cantiamolo insieme, 778. Quando si dice conoscere il Signore, non so se mai hai pensato nella Bibbia cosa vuol dire conoscere il Signore. Normalmente quando conosciamo una persona la incontriamo per strada, ci diamo la mano. Come, che vuol dire conoscere il Signore secondo la Bibbia? Dagli la mano? Salutarlo? No. Guardare una statua e dire: Conosco il Signore perché abbiamo visto la statua, il crocifisso? Una immagine? No, Dio ce ne liberi proprio. La parola del Signore comincia fin dalla Genesi: dice Adamo conobbe Eva ed ebbe. Come risultato, Caino vuol dire, ebbero un rapporto così intimo, diventarono uno, sì, e con la presenza di Dio che soffiò al momento che loro, sul culmine del loro amore, entrò l'amore del creatore e lì innestò la vita di Caino, una conoscenza profonda. Quando diciamo conoscere Gesù, conoscerti di più vuol dire lo Spirito Santo che si incrocia con il nostro Spirito, perché Dio è Spirito e produce la vita di Dio, la nuova nascita avviene in questo modo. È un innesto divino. fatto da Dio, per mezzo di Gesù Cristo, che è diventato figlio dell'uomo quando lo Spirito Santo ha generato Gesù, figlio dello Spirito Santo, nel grembo di Maria, così lo Spirito Santo genera la nuova vita dello Spirito in noi e diventiamo figli di Dio. Gesù è diventato figlio dell'uomo. Noi, per mezzo dell'incrocio, dello Spirito Santo, che viene da Gesù, è un innesto. Diventiamo figli di Dio. Non so se la regia ha un innesto che me lo vuole mandare. Così ti resta più chiaro in mente come conoscere Gesù. Benedetto sia il Signore ce lo mandi dopo cantiamo questo canto che dice il 304 o oh alma delusa dal male e dolor c'è speranza al calvario per te tanto tempo che stiamo insieme credo che ricordi qualche volta abbiamo parlato del calvario è proprio lì che viene fatto questo innesto <ride> sì quando Cristo si è sostituito a te e a me personalmente e ha messo il suo spirito nelle mani del Padre. Il Padre lo ha preso, lo ha risuscitato, ha completato l'opera, il sangue versato è stato accettato da Dio come. Pagamento per i nostri peccati è quello stesso Spirito che Gesù ha messo nelle mani del Padre, il Padre, per mezzo di Gesù, lo trasferisce nella tua vita, nella mia vita. Ecco, quella parte sottostante si apre, quella parte sovrastante viene fuori una nuova vita con nuovi frutti e cambia tutto ciò che non poteva fare prima attraverso l'innesto ne viene fuori un frutto diverso guardiamolo eccolo qua vedi si vede dove è stato tagliato il vecchio vuole ancora crescere vedi come è restato lì vicino alla pianta sotto ma sopra è tutta roba nuova Così è la nostra vita, la nuova vita dello Spirito. E questo è conoscere Gesù, un innesto del divino nell'umano, del soprannaturale nel naturale, che ci fa diventare figli di Dio e ci alimentiamo attraverso la parola di Dio e lo Spirito di Dio. Cantiamo questo bel canto. O alma delusa dal male e dolor, c'è speranza al Calvario per te. Spostiamoci verso dove è stato sparso il sangue di Cristo, che ci lava, ci purifica, ci guarisce anima, spirito e cuore. Cantiamo insieme. Oh alma delusa, male dono, c'è speranza al Calvario per te, e tu che hai rimorso. El passo errore, c'è speranza al Calvario per te, c'è speranza al Calvario per te. Quante volte ti si appesantisce, la tua, si appesantisce la tua vita, che ti senti appesantito, l'affanno, la pena, la sofferenza, che si crea nel, nel tuo organismo una tensione che non finisce mai, non hai fatto niente e sei stanco, solo al pensiero di alcune cose non riesci a toglierle, quelle forze che vogliono ostacolare la tua felicità, non ti senti rilassato, ti senti agitato, preso da un'ansia continua, da una preoccupazione, da un peso dell'anima, l'affanno dal cuore. Lo Spirito Santo fa un cambiamento radicale e mette fuori tutto quello perché è un'opera spirituale e ti alleggerisce. Qualche giorno fa una sorella mi ha chiamato, ho detto ti ho dovuto chiamare per forza, per testimoniarti mentre stavamo pregando cosa mi è accaduto. Ha detto dimmi, ha detto mentre io avevo sempre eh, un, uno stomaco che mi faceva male, appesantito, come se ci fosse stato sempre un dolore continuo e sempre eruttavo, facevo, avevo un peso dentro di me. Mentre stavi pregando, io aspettavo e pregavo insieme con te, tutto un tratto ho sentito dentro alla mia vita proprio un rumore come un palloncino che scoppia, è uscito fuori dalla mia bocca, è scappato via e da quel momento... Mi sono sentita meravigliosamente bene. Gloria al Signore. Lo Spirito Santo fa opere potenti e i toglie l'affanno, la pena dal cuore. Se t'accosti a colui che soffrì. <ride> Gloria a te. Vogliamo andare al Signore. Andiamo insieme. Voglio pregare con te. Vuoi pregare con me che il Signore metta la sua mano sulla tua vita? È facile che tu non hai lo stesso peso che aveva quella sorella, ma puoi avere qualche altra cosa. Portiamola insieme al Signore. C'è speranza al Calvario per te, ove il Salvatore morì, egli toglie e ti offre. Egli toglie qualcosa di brutto e mette qualcosa di buono. Non c'è nessuno come lui, non c'è nessun paragone, perché Egli è Dio venuto apposta per noi, apposta per te, apposta per me, per fare un'opera potente, di natura spirituale. Ma attenzione, quando Egli opera nella nostra vita, Egli opera in tutte le parti del nostro essere, anima, spirito e corpo, perché lui è il creatore e non solo. Tutto quello che noi gli portiamo, tutti i pesi che ci possono appesantire, che può essere un tuo familiare, qualcuno che ti sta a cuore che ti porta sofferenze e dispiacere, portiamola al Signore. Andiamo insieme, alza la tua mano, mi accordo con te, presentalo tu stesso al Signore. Questa è un'opera che la deve fare il Signore. Noi non siamo capaci. Gesù ha detto senza di me non potete fare nulla, io vengo già in questo modo insieme con te che io non posso fare nulla, posso fare solo una cosa insieme con te, accordarmi perché Dio lo faccia, perché Cristo operi, perché lo Spirito Santo ti influenzi e soffi su di te per rinnovarti, per dare a te la risposta che hai bisogno perché ti è diventata difficile la vita, ti senti appesantita, appesantito, sei giovane e ti senti vecchio, ti senti vecchia, ti senti decaduto, demotivata, oppressa, depressa, non, non vedi un futuro, il domani ti fa paura, affrontarlo ti dispiace morire e ti dispiace vivere. Sei in un contesto di vegetazione, il Signore ti vuole essere di aiuto stasera. Diciamoglielo insieme. Egli è un amico speciale, è un amico speciale che ode, vede e agisce quando Dio risponde. Non dice pronto chi sei, la sua risposta è compie quello che è il nostro bisogno. Andiamo a lui insieme, vieni insieme con me, alza la tua mano per accordarci e chiediamoglielo insieme. Signore, veniamo a te per presentarti quello che è il bisogno della sorella, del fratello. Signore, la tua parola ci dice di cercare prima il regno dei cieli, prima la salvezza. Perché quando arriva la salvezza ed entra il tuo Santo Spirito per rinnovarci, fa pulizia completa, porta gioia, pace, toglie la tristezza e mette la gioia del Signore. Signore opera, per amore del tuo nome te lo chiediamo. Tu vedi la sorella, il fratello che siamo insieme e che ci siamo accordati. Signore rispondi, ma Shaka Sandhar Parlane direttamente, parlane a occhi chiusi e il cuore aperto. Diglielo direttamente, io ti sostengo nella preghiera. Signore, per amore del tuo nome, rispondi alla sorella, rispondi al fratello. Sì, sì, sì. Uscia Kamasandaralla Kamaita, o Spirito Santo di Dio, sì, rispondi, mentre il fratello, mentre la sorella sta elevando a te il grido del suo cuore verso di te, che tu lo senti, tu lo odi e tu rispondi, abbassati Spirito Santo, sì, copri tutta l'assemblea, soffia su di noi. Ravviva, Signore. O oh, la visione di Ezechiele ci dice che erano ossa e diventò un esercito. Signore, per amore del Tuo nome, fanne venire fuori un esercito questa sera, un esercito dell'Iddio degli eserciti che ci muoviamo sotto la guida, l'unzione, la presenza dello Spirito Tuo Santo. Con Gesù Cristo, a capo, come nostro duce, capo e compitore di fede, uscia camassando. Signore, te lo chiediamo non per i nostri meriti, perché nulla meritiamo. Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo e nel suo nome ti ringraziamo per le risposte che tu dai. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Metti anche tu un bel amen e di sì, così sia Signore. Io aspetto, attendo che tu rispondi al mio bisogno. Io continuerò a restare aperta, aperto davanti a te, perché tu Signore sei l'unico che puoi rispondere a ciò che ti ho presentato insieme con il fratello, insieme con me. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Vogliamo passare alla parola del Signore insieme e questa sera guardiamo quanto è importante la parola del Signore dove ci sono istruzioni, insegnamenti, comandamenti, precetti, esempi di uomini di fede, di donne di fede, che si sono espresse in un certo modo. E molte volte noi siamo nella posizione di alcune persone che sono nella parola del Signore, che se sono per noi come un, un prototipo, come un esempio che se il Signore facendo così ha risposto a quella persona, vuol dire che se facciamo anche noi così, il Signore risponde anche a noi. È un esempio di fede. Quante cose facciamo che li vediamo fare agli altri? Sore, è facile che tu metti un sacco di tempo su YouTube per guardare una cucina speciale. Impari, arrivi, la cominci a fare e ti viene esattamente come ti ha spiegato. Aggiungi tutti gli ingredienti, quello esempio ti fa vedere che sei riuscita anche tu. E così la parola del Signore, è buono che ci impegniamo a leggerla, a meditarla, ad ascoltarla, perché questi esempi in alcune fasi della nostra vita sono necessari, ci aiutano, portano delle riflessioni per dire, posso fare così, voglio provare. Molte volte quando proviamo, ci accorgiamo. Come la cucina, che viene esattamente come l'ha spiegata la signora che te la spiegava, così Dio fa nella tua vita. Come andare a Dio? Ci sono degli esempi bellissimi nella parola del Signore. Leggiamo insieme in primo Samuele, capitolo 1, verso 9: dice così: Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Aveva mangiato, aveva bevuto e C'è una categoria di persone che dice che mangiare e bere e tutto funziona bene. Basta che mangi. Basta che bevi, basta la salute. E poi c'è un altro detto che dice, la salute è un paio di scarpe nuove, puoi girare tutto il mondo. E vai, ma non è così. Non è sempre così. Aveva mangiato, aveva bevuto, molti dicono così che mangiare e bere è il tutto della vita. Qui Anna testimonia di un fatto personale perché questo è stato dettato da Anna la sua testimonianza perché Samuele non era ancora nato è il contrario lei è una fotocopia del popolo di Dio in quel periodo che vuol dire una fotocopia del popolo di Dio lei era sterile è triste. Il popolo di Israele era sterile e triste, una fotocopia in miniatura. Anna era Israele in miniatura, sterile e triste. <ride> Perché Israele era sterile e triste? perché viveva senza Dio. Era un periodo che lo possiamo leggere nel libro dei giudici, nel capitolo 21, verso 25, sappiamo che cosa ci dice. In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio e di conseguenza questo sistema di vita li portò in cattività, cioè ad essere strappati da Israele, portati in schiavitù in Babilonia. Pensa, Babilonia già in sé dice che furono portati nella confusione, sradicati nel peggio che poteva essere. Non solo perché Babilonia era, vuol dire confusione, ma erano schiavi della confusione, di quelli che erano nella confusione. Loro erano schiavi, peggio che andare di notte. La sua testimonianza rispecchiava Israele, sterile e triste. Leggiamo nel verso 10 che cosa testimonia questa donna. Finanziariamente stava bene, non era una famiglia disagiata. Aveva il marito che gli voleva bene, tutto questo, ma lei, leggiamo nel verso 10, stava vivendo un momento piena di amarezza. Lei aveva l'animo pieno di amarezza e pregò il Signore piangendo a dirotto. Capito bene? Stava bene di famiglia, gli voleva bene il marito. Il marito aveva detto qualche volta che lei piangeva, ma io ti valgo più dei figli, perché sei così triste? Ma lei era triste. Abbiamo assodato una cosa in questa persona. Che secondo gli altri aveva tutto, aveva pure mangiato e bevuto, erano in una festa religiosa e lacera di tutto. Ma il verso dice: lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Fece un tipo di preghiera che il Signore sempre risponde. Gloria al Signore. Se è nella volontà di Dio, vediamo le grandi risposte di Dio. Quando noi diciamo che posso tutto in Cristo che mi fortifica, alcuni credenti pensano che possono chiedere tutto veramente. Non perché Dio non lo vuole fare, non perché Dio non lo può fare, ma dobbiamo capire. Le nostre richieste di preghiera vanno coordinate con quello che dice Gesù. Se voi mi amate e osserverete i miei comandamenti, chiedete quel che volete vi sarà fatto. C'è una fascia di credenti, spero che tu non sia uno di quelli, una fascia di credenti che dice... Legge solo la seconda metà: Tutto quello che chiedete vi sarà fatto. E allora si mettono? E che ti voglio dire? Se ci stai vicino, ti rendi conto: nel nome di Gesù, qua, nel nome di Gesù là. Gesù ha detto: Tutto quello che chiedete vi sarà fatto. E in qualche parte, diciamocelo tra di noi. Succede come quei pagani sul Monte Carmelo con il profeta Elia, che Elia diceva gridate più forte, forse dorme, forse andate a passeggio. Non è il caso del Signore Gesù che dorme o è andato a passeggio, perché il nostro Dio non dorme e non sonne. Però bisogna vedere quando andiamo. Il verso dice: Se voi mi amate e osservate i miei comandamenti, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. Se è una condizione. La Bibbia è piena di condizioni. Il condizionale è all'avanguardia. Se tu. Io metto davanti a te, se tu, io, Dio, l'uomo. Non è che lo dobbiamo comprare, non è che lo dobbiamo pagare, non è che lo dobbiamo meritare, ma due si devono mettere d'accordo per camminare insieme. Non possiamo andare solo. Per quello che ci serve poi viviamo la nostra vita. C'era una serata di... Liberazione e guarigione che pregavamo, c'era un risveglio di un, un mese, avevamo fatto nella chiesa e il Signore operava in un modo speciale. Venne una ragazza che voleva essere guarita, le gambe gli facevano male le gambe. Il fratello che amministrava chiese alla ragazza, ma se il Signore ti guarisce le gambe, tu che cosa vuoi fare? Dice io... Sto cercando proprio che mi guarisca perché a me piace ballare, voglio andare nella discoteca. Beh, non so, non ricordo come andò a finire, ma la domanda possiamo immaginare. Anna fece un tipo di preghiera che il Signore sempre risponde se è nella sua volontà. E così nel verso 11 guardiamo cosa chiede. Oh gloria al Signore. Fece un voto e disse, oh Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, e se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa Dio usò il peso del cuore di Anna prese quel peso che aveva quella tristezza quella richiesta la prese <ride> e la sterilità di Anna, che era la sterilità di Israele, fece due cose. Rispose alla fertilità di Anna e rispose al momento che Israele stava vivendo, fornendo uno che poteva servire il Signore. Nel capitolo 3, verso 1, leggiamo che Israele era sterile. In quei tempi la parola del Signore era rara a quei tempi, e le visioni non erano frequenti. Hai capito bene di che sto parlando? Qual era la sterilità, quella di Anna l'abbiamo capita, qual era la sterilità del popolo di Israele? Era che il popolo di Dio era sterile nel senso che era vuoto perché non aveva né visioni da parte di Dio e né la parola dei profeti da parte di Dio. Era sterile un popolo come abbiamo letto, che facevano ognuno come voleva. Dio cosa fece? Rispose ad Anna facendo diventare il suo grembo fertile e da quel grembo ne venne fuori uno per volontà di Anna. E per volontà di Dio che riempì Israele di visioni da parte di Dio e della parola di Dio. Alleluia. Che bello. Signore, aiutaci. Lei non sapeva che poteva essere con quel desiderio così forte e non sapeva che era in corrispondenza del suo bisogno e non sapeva che Dio stava riversando una promessa di Dio fatta ad Abramo centinaia di anni prima. Infatti che cosa aveva detto Dio? In Genesi capitolo 12 verso 2 Dio aveva detto ad Abramo e alla sua discendenza e pure a noi ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Diciamo che ti benedirò e tu sarai fonte di benedizione. Alla richiesta di Anna lo possiamo leggere in chiave profetica, come dire, Anna, io ti benedirò, ti farò diventare feconda, perché tu sarai fonte di benedizione, cioè quello che tu mi stai chiedendo, io lo userò per far diventare benedizione nel popolo di Israele. Tu partorisci, Israele, partorisci Samuele. E come tu mi hai promesso che me lo dai e lo consacri a me, io lo faccio diventare colui che riempie da tutte le parti delle mie visioni, della mia parola. Ne faccio uno strumento. Le due volontà si uniscono, quella di Anna e quella di Dio. Anna ha una volontà che compacia con la volontà di Dio e Dio benedice Anna e benedice Israele. Noi siamo benedetti e siamo fonte di benedizione. Il nostro desiderio, quando chiediamo al Signore, dobbiamo sempre chiedere se quello che chiediamo è nella Sua volontà, perché se no diversamente oltre che non riceviamo, non siamo benedetti, non siamo manco di benedizione. E fu di benedizione. Perché quando dice il ragazzo incominciò a avere visioni, si dice ragazzo, però nella Bibbia pare che Samuele aveva la stessa età di Davide quando uccise il gigante Goliath. Intorno ai 17-18 anni, fino a quella data era stato sì nel tempio, ma la mamma lo aveva addivezzato e gli aveva inculcato una parola continua: Figlio mio, tu sei un consacrato al Signore. Figlio mio, io non potevo avere figli. Tu sei un dono di Dio. Tu sei consacrato al Signore, tu devi servire il Signore. Alleluia, gloria al Signore. Lo aveva strutturato in un modo che sapeva che lui era nel piano di Dio, era un dono di Dio e come tale lei adempia tutto. Ti benedico e tu sarai fonte di benedizione. Lei aprì il suo cuore a Dio lui risponde ad Anna, ma nel cuore aperto di Anna, lui inserisce il piano della volontà di Dio, ci mette dentro Samuele che deve compiere la volontà di Dio, inserisce il suo grande piano nella risposta da lei a lei. Anna, feconda, sviluppa, le visioni e la parola per Israele. Gloria al Signore. <ride> Samuele è stato uno dei più grandi servitori del Signore. Oltretutto, egli ha unto due re. Era stato inseminato nella preghiera, nella giusta preghiera, quando noi Inseminiamo le nostre richieste a Dio. Per volere onorare Dio, possiamo aspettarci grandi risposte dal Signore. Non lo dobbiamo solo dire, lo dobbiamo fare. Signore, aiutaci. Guardiamo quando Anna partorì il bambino, era la risposta di Dio. Leggiamo dal verso 4, nel capitolo 3. Dal verso 4, ora è Samuele che partorisce per benedire Israele. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose, eccomi. Leggiamo fino al verso 11. Poi corse da Elia e disse, eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Egli rispose, io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Ed egli andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo. Samuele si alzò, andò da Eli e disse, eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Egli rispose, figlio mio, io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Ora, Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non era ancora stata rivelata perché per lungo tempo non c'era né visione né parole come abbiamo letto. E il Signore chiamò di nuovo a Samuele, per la terza volta. Ed egli si alzò, andò da Eli e disse: Eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Allora Eli comprese. Che il Signore chiamava il bambino ed egli disse a Samuele: Va a coricarti, e se sarai chiamato ancora, dirai: Parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. E Samuele andò a coricarsi al suo posto. Vedi, qua c'è una tappa. È bellissimo questo. Finita la cura della mamma. Nel dire figlio mio, tu sei un unto del Signore, tu non ti devi tagliare i capelli, che era un senso di, per lo Spirito Santo, era un senso di debolezza umana che doveva essere Dio a, a fortificare, non diversamente. Quando Anna lo lasciò, che finì la sua cura. Dio continuò con il sommo sacerdote. E così, finito il compito di Anna, cominciò il compito di Dio, perché Dio aveva in mente di fare qualcosa di grande. Gloria al Signore. Leggiamo il verso 9. Il Signore venne. Verso 10. Si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte. Samuele? Samuele? E Samuele rispose, parla, poiché il tuo servo ascolta. La mamma non solo l'aveva partorito, ma l'aveva anche preparato che doveva poi essere uno strumento potente nelle mani del Signore. Leggiamo nel verso 11. Allora il Signore disse a Samuele, ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi la udrà ne avrà intronati tutti e due gli orecchi. Alleluia, gloria al Signore. Vedi, una richiesta fatta, armonizzata con il piano di Dio. Anna diventò feconda. Israele fu trasformato da ciò che Anna aveva prodotto, ma che aveva fatto un voto di fare così. Lei chiedeva, ma voleva onorare Dio. La sua richiesta non era per i suoi interessi, era perché Dio fosse stato onorato. Era il recipiente che si metteva a disposizione per dire, quello che tu mi dai, io lo do a te. Che bei sentimenti che ci aiutano a comprendere. Nel capitolo 1 verso 11 la sua richiesta era adornata di espressioni tanto speciali. Fece un voto, prese un impegno, è molto importante, davanti al Signore degli eserciti. Fratello, sorella, quando noi andiamo al Signore non dobbiamo chiedere solamente, dobbiamo anche prendere degli impegni di dedicazione, di consacrazione, di sottomissione, di ubbidienza con i modi giusti. Questo verso ci aiuta a leggere in chiave positiva. Come dobbiamo andare al Signore? Leggiamolo insieme. Fece un voto e disse, O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Un impegno. Primo. Secondo, un'umiltà oltre la misura. Tua serva, la sua sottomissione al Dio sovrano, al Dio degli eserciti. Il desiderio è forte, ma l'umiltà è di grande importanza. Signore, sei di dio degli eserciti se ti ricordi di me eh ti ricordi di me io lo consacro a te tutti i giorni della sua vita l'impegno non si limitava ad un breve periodo il nazireato poteva essere fatto anche per un breve spazio di tempo signore Te lo lascio sei mesi nel tempio, te lo lascio dieci mesi, te lo lascio quindici mesi, poi non so se ne ricevo più figli, perciò lo chiedo: no, no. O me ne dai altri figli, o non me ne dai, io lo consacro a te. In Numeri capitolo 6, verso 4 e 5, c'è scritto che. Si poteva anche per un periodo, per tutto il tempo del nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna, dagli acini alla buccia. Per tutto il tempo del suo voto del nazireato il rasoio non passerà sul suo capo, fino a che siano compiuti i giorni per i quali egli si è consacrato al Signore. Poteva farlo anche per un periodo di tempo, sarà santo. Si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo, è un senso di, di sottomissione a Dio, un senso di debolezza umana perché doveva prevalere la forza divina in questa persona. Anna avrebbe potuto dire: 5 anni, 10 anni? No, tutta la vita. Ma cosa leggiamo in questa richiesta? Lei non aveva figli, ora la tranquillità che Dio glielo dà, la fede ce l'ha, ma chi avrebbe avuto altri figli no, quello aveva, quello lo consacra al Signore, tutto come la vedova nel Tempio che disse Gesù. Poi noi ci parliamo, ragioniamo troppo, poi come facciamo, poi come diciamo. Quando andiamo a vedere certi esempi di fede, ci fanno esercitare la fede. Lei chiede con umiltà come si deve, con una fede profonda. Se tu me lo dai, io lo do a te, tu o me ne dai altri figli, non me ne dai. <ride> Signore aiutaci. Che bello. Avrebbe potuto dire, avrebbe potuto prendere un impegno per un periodo, no, sempre, per poter dire fin dal momento che cominciava a capire Samuele, lei lo doveva addestrare per dire sempre: Figlio mio, tu sei un miracolo di Dio, tu sei un consacrato al Signore, la tua vita è fatta per servire il Signore. Così disse e così fu. Un voto, un impegno preso in preghiera davanti a Dio. Dio Ristrutturò il grembo di Anna e per mezzo di Samuele ristrutturò Israele. Gloria sia resa al Signore. Vedi, è importante. Tutto quello che voi chiedete vi sarà dato. Non dobbiamo dimenticare. Sempre molti si prendono un'autorità che non gli è stata data. Molti hanno imparato a parlare di autorità, ma l'autorità ce la deve dare il Signore nell'umiltà che noi dobbiamo andare a Lui e chiedere perché Lui è Dio. Questa donna ci dà una lezione, il Dio degli eserciti che è così grande, lei usa proprio questo. Nel verso 11 del capitolo 1, lo vogliamo rileggere, dice, se ti ricordi che ti ho detto riguardo all'afflizione all della tua serva e ti ricordi di me, <ride> come se Dio si, si dimenticasse. Ha un'umiltà particolare nel quale va a Dio e dice: Dio, io adesso ti sto chiedendo un figlio. Se ti ricordi delle mie sofferenze che ho avuto, del dispiacere, della tristezza, come abbiamo letto prima, della mia anima piena di amarezza, pregò il Signore dirottamente se ti ricordi che io è un tempo che sto soffrendo se ti ricordi Signore quello che ti ho detto non abbiamo il tempo di leggere tutto leggiamo il verso 19 dice Dio si ricordò <ride> Signore aiutaci e il cana si unì ad Anna sua moglie e il Signore si ricordò di lei, <ride> dà l'impressione questo ricordo, come lo racconta Anna, questa testimonianza, come se lei avrebbe ricordato al Signore, oh Signore ti ricordi che ti ho detto, <ride> ma il Signore quando si ricorda non è che si è dimenticato. È perché lui guarda se quello che noi chiediamo è nel piano della sua volontà. Noi dobbiamo imparare anche quest'altro modo di chiedere al Signore. Dio si ricordò. Che vuol dire che Dio si ricordò? Dio si ricordò, non gli disse Anna, ah, no, mi sono ricordato, non ti preoccupare, no. Dio, quando si ricorda vuole dire. Dio agì. Dio la fece restare incinta. <ride> che bello, Signore, aiutaci. Il Signore si ricordò, restò incinta. Qui c'è il giusto modo per cambiare le cose. Nel verso 10 dice così. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Quando noi abbiamo il cuore pieno di amarezza, dove andiamo, sorella? Dove andiamo, fratello? Forse andiamo dai parenti, forse andiamo dal pastore, forse andiamo dalla chiesa, forse andiamo, non so dove andiamo, da qualche psichiatra, qualche psicologo, dove, dove? dove? Qui c'è qualcosa di importante. Non, ti, no, non correre a destra e a sinistra, è molto importante questo. Gloria al Signore. Esternò la sua ancoscia nella giusta direzione. Come dice Giobbe, Giobbe nel capitolo 7 verso 11. Vedi, la parola del Signore ci aiuta a non perdere tempo intorno a cose che poi non funzionano quando tempo si perde e poi ci ricordiamo del Signore. Oh, ho sentito che quello ha questa malattia, dove lo portiamo? lo portiamo a quell'ospedale, al nord, a San Raffaele ma no, ho sentito che in America corriamo a destra e a sinistra e poi ci ricordiamo del Signore no, dobbiamo imparare di andare al Signore leggiamo Giobbe capitolo 7 verso 11 dice così io perciò non terrò chiusa la bocca. Un uomo di grande sofferenza. Nell'angoscia del mio spirito io parlerò, mi lamenterò dell'amarezza dell'anima mia. <ride> Chi più di Giobbe ha sofferto nella vita? Sorella, fratello? Sono Gesù Cristo che è stato crocifisso. Ma Lui aveva imparato. Eppure non aveva incoraggiamento intorno a sé. I suoi amici andavano per accusarlo. La sua moglie, che stava vicino, lo incoraggiava così, rinnega Dio e muori Pensa se hai un incoraggiamento così intorno a te. Ti avvelisci. Ma lui dice: perciò non terrò, tu devi parlare col Signore. Devi imparare a metterci del tempo e esprimere il tuo bisogno davanti al Signore. Non terrò la, chiusa la bocca nell'angoscia del mio spirito, io parlerò, mi lamenterò nell'amarezza mia, ma nella giusta direzione, perché molte volte incontriamo delle persone che sono un fiume di lacrime, ma che non possiamo fare niente. Devi stare pure attenta, sorelle e fratelli, perché se tu fai questo verso quelli che ti stanno intorno, ti cominciano a mettere in disparte, non ti rispondono più neppure al telefono. Le indicazioni le troviamo nella parola del Signore, le risposte le dà il Signore, e tu devi imparare, perché la parola di Dio serve proprio per questo: per dirci di esprimere il nostro bisogno verso la giusta direzione, il Signore, alleluia, conoscere il Signore, che bello, Signore grazie. Primo Samuele 1.11, guardiamolo un'altra volta, Signore aiutaci a memorizzare l'indirizzo che dobbiamo andare, fece un voto e disse, o oh, Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il razzoio non passerà sulla sua testa. Nel Salmo 34, verso 15, ci dà un altro poco di aiuto. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. E quindi devo dire qualcosa molto importante, Sorella, voglio parlare con te, frate, voglio parlare con te. Questa sera il Signore ci sta dando l'indirizzo giusto come dobbiamo fare. Perché molti sono diventati nella loro stessa famiglia. Nella loro stessa Chiesa, pur essendo credenti, persone che vengono messe fuori gioco perché diventiamo lamentosi, piagnucolosi di tutte le nostre cose che soffriamo e li riempiamo in tutta la casa e dovunque ci muoviamo. Il Signore è questa sera. Ti dice e mi dice di andare nella giusta direzione dove avremo la risposta. <ride> Signore, aiutaci. Nel Salmo 34, verso 15, lo abbiamo letto. Gli occhi del Signore sono sui giusti, i Suoi orecchi sono attenti al loro grido. Ci guarda, ci ode. Lui aspetta, lui aspetta che lo invochiamo, dice qua. Sono attenti al loro grido, che vuol dire chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. La Chiesa moderna non fa più così. Ne parla con tutti e non con Dio. Soretto. Io ti sto dicendo una cosa importante. Non devi fare così come hai fatto finora. C'è un indirizzo preciso dove tu devi andare. Non so se hai visto il film War Room, quell'anziana Clara. Quello è un film vero. Tutti i contrasti con il suo marito, con le sue difficoltà. Avevo una stanzetta che sembrava una stanzetta senza finestre. Ma c'era la porta del cielo aperta in quella stanzetta. Tu così vieni scartata dalla tua famiglia, vieni scartata dalla chiesa, vieni scartata da coloro che ti incontrano. E poi non ti lamentare sono restato solo, sono restata sola. Devi imparare dalla parola del Signore, sei credente o non sei credente? Perché tutti quelli che ti circondano non ti possono dare quello che ti dà il Signore. Anna è un esempio per te, per me. Dobbiamo imparare vuol dire gridare al Signore. I suoi orecchi sono attenti al loro grido. Questo equivale a quello che spesso ho detto e lo voglio ripetere perché nella Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse c'è intorno alle 20 volte e ci serve e lo troviamo scritto anche in Atti capitolo 2 verso 21 dice: "Chiunque, frate, chiunque vuol dire tu, io e quanti andiamo e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Gli orecchi del Signore sono attenti al loro grido. Gli orecchi del Signore erano attenti al grido di Anna perché combaciavano con il progetto di Dio. E Dio non gli diede solo Samuele la sua fede di dare quello che il Signore gli aveva dato, metterlo al, al servizio di Dio. Dio gli altri 4-5 figli, non ricordo adesso. Signore aiutaci. Questi sono gli esempi che noi dobbiamo seguire. Questo vuol dire invocare, prima di tutto per la salvezza, perché dice chi invoca il nome del Signore sarà salvato. E poi è l'aiuto per il nostro conforto, per qualsiasi situazione ci troviamo. I punti necessari che Anna aveva li dobbiamo memorizzare, li dobbiamo mantenere. Leggiamo il verso 11 del capitolo 1 perché ci servono. Se ti ricordi, abbiamo detto che aveva un'umiltà oltre la misura, si muoveva nel modo giusto verso Dio, si impegnava a fare la sua parte in quello che lei sentiva per l'avanzamento dell'opera del Signore. È facile che sapeva pure, come donna di Dio, che era un momento particolare dove non c'erano chiamate al ministero e anche quello era un desiderio suo di vedere l'opera di Dio che fosse rinnovata, che fosse cambiata. Andò nel modo giusto, verso Dio prima che fosse partita, nel verso 18, leggiamolo insieme, che non lo abbiamo letto, dice, lei rispose, qui al sommo sacerdote, possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò, per la sua via mangiò e il suo aspetto non fu più quello di prima. La sua umiltà del verso 11 non manca neppure nel verso 18 verso il servo del Signore che l'aveva anche trattata male, ma lei aveva l'umiltà, era nell'indole della sua natura possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. In quella comunicazione tra Dio, il servo di Dio, la parola che veniva dal servo di Dio aveva, una, aveva creato una stabilità nella sua vita, perché la parola di Dio aveva, stava prendendo corpo nella sua vita e sentiva la certezza che Dio gli aveva dato la risposta. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu più quello di prima. Una riunione che fece, chiedendo al Signore, con la collaborazione del servo di Dio, con l'umiltà davanti a Dio e l'umiltà a chi gli aveva portato una parola da parte di Dio, se ne tornò tranquilla a casa. Ma guardiamo nel verso 19. Poi lei, scusami un attimo, lei sentiva in cuor suo che la risposta era sul cammino. Da quel momento, finché partì per andare verso casa, già si sentiva tranquilla. Quando la risposta, la parola viene da Dio, ascolta. Sempre la parola che viene da Dio porta rasserenamento. Quando il Signore ti dà una parola, molte volte il Signore si serve di noi che predichiamo. Tu devi ascoltare la parola che viene da Dio per te. Perciò devi stare attento. Molte volte quando io ascolto... Mi comincia a dire nel cuore: adesso arriva una parola che è per te. Io metto tutta la mia attenzione perché so che, che sta per arrivare una parola per me. Un poco come quando deve arrivare un messaggio in quei cellulari di una volta. Prima che fosse arrivato il messaggio, si sentiva la vibrazione e si accendeva la luce che stava per arrivare il messaggio. Noi dobbiamo stare attenti alla parola del Signore quando l'ascoltiamo, perché nell'insieme della parola del Signore c'è una parola per te. Quella è quella che la devi conservare nel cuore e quella viene a maturazione ed è la risposta di Dio. Perciò dico tutte le volte, lascia le altre cose. È facile che tu segui parole di vita da vent'anni. Perché è più di vent'anni che facciamo questo, grazie al Signore. E non hai ancora ricevuto una parola dal Signore, ma ti posso fare una domanda. Ma non è che tu quando ti metti ad ascoltare la parola del Signore, stai col cellulare, fai di qua, fai di là e sei tutta indaffarata e poi dici Signore non mi parla. No, tu devi andare... Ad aspettare il Signore che ti dia una parola ogni volta, non è che poi prendi il telefono e dici: Frate, hai una parola per me. Noi non facciamo gli indovinatori, noi non facciamo neppure i fattucchieri, i noi facciamo il parla chiaro, quello che dice la parola del Signore. Parliamo chiaro quello che dice Dio. Tu devi mettere più attenzione, prima di tutto, quando ascolti la parola del Signore. Devi avere riverenza davanti al Signore quando parla la sua parola, perché è lì che ricevi la parola da parte del Signore. Quella parola la tranquillizzò, già se ne tornò tranquilla, era finito il pianto, ancora non era stata con suo marito, già sentiva nel cuore che il Signore gli aveva parlato attraverso quel servo. Devi imparare anche questo. Leggiamo il verso 19. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore. Poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. E il Cana, il marito, si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei, alleluia. Si ricordò di lei vuol dire e restò incinta. In questo insegnamento, in questo esempio, ci sono tutti gli ingredienti necessari questa sera che ti servono e che mi servono di andare al Signore nel modo giusto. Vi voglio ricordare quel verso che forse fai parte di un gruppo dove quel verso che dice Gesù se voi mi amate e osserverete i miei comandamenti, io e il Padre vi ame, io e il Padre verremo a voi e faremo dimore presso di voi. L'altro dice se voi mi amate e osservate i miei comandamenti chiedete quel che volete vi sarà fatto. Vedi che questo verso... Lo devi leggere tutto. Nel contesto della richiesta di Anna c'era la volontà di Dio perché Anna nella risposta che voleva aveva tutto il desiderio che Dio fosse onorato da quello che lei poteva fare. Quell'uno che Dio gli dava, lei era disposta di offrirlo a Dio tutto per un risveglio. Nel popolo di Israele. È un insegnamento importante. Dio rispose e riversò anche qualcosa di speciale. Mentre, da un lato, diventava fecondo il grembo di Anna, l'opera di Dio diventava feconda perché incominciò Dio ad usare quell'uomo, quell quel giovane, per avere visioni e parole. E ristrutturò tutto il popolo di Israele. Noi siamo chiamati per fare la volontà del Signore. Le cose che dobbiamo chiedere, non dobbiamo mettere da parte ciò che dobbiamo fare per l'avanzamento dell'opera del Signore. Molti credenti fanno tutto a me, niente a te, Signore, e non sanno che non è così. Il Signore ci abbonda, ma noi dobbiamo avere a cuore che l'opera sua prosperi e noi siamo i mezzi noi dobbiamo avere a cuore che il Signore ci benedice ma noi dobbiamo essere di benedizioni benedizione noi siamo credente noi siamo il braccio lungo di Dio perché riceviamo benedizione e dobbiamo spandere benedizione non siamo dei, dei contenitori stagni dove tutto quello che arriva Resta lì stagnante, no? Noi siamo fiumi di riversare verso tutti gli altri quello che il Signore ci dà. E allora vediamo come il Signore non si ferma mai di rispondere. A chi più ha, più sarà dato. Hai capito perché? Perché Dio vuole che collaboriamo con noi e Lui collabora con noi questo non lo devi dimenticare, è molto importante. Ebbene, questa sera ancora ci ha parlato il Signore e abbiamo veramente tutto se facciamo la volontà del Signore. C'è un canto che dice, ora ho tutto, il numero 486, in Dio, in Cristo abbiamo tutto, però dobbiamo andare nel modo giusto ed usare quello che il Signore ci dà nel modo giusto senza perderci d'animo perché Dio desidera collaborare con te quando tu desideri collaborare con Dio. Il sé che troviamo, i vari sé che troviamo nella parola del Signore, dicono proprio questo, e camminare insieme con il Signore, fianco a fianco, non solo, dentro di noi. Cantiamolo insieme questo canto. Vogliamo ringraziare il Signore insieme. Signore ti ringraziamo per la tua parola, per gli esempi che essa contiene. Aiutaci Signore ad avere questi sentimenti così ben chiari ed espressi nella tua parola. Sì, facci conformi a questi esempi che ci sono di aiuto in modo che quando veniamo a te... Possiamo veramente avere tutto, ma tutto quello che è nel piano della tua volontà ti rendiamo lode, onore e gloria. Ora e sempre, benedici il tuo popolo, Signore. Arricchiscilo con la tua presenza e con l'unzione del tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù Cristo, o oh Dio onnipotente, Dio degli eserciti, Dio altissimo. Dio Onnipotente, nel suo nome ti chiediamo ogni cosa e a te rendiamo l'ode, onore e gloria ora e sempre. Amen, amen, amen. amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così se, se ci sono dei versi che vuoi andare a rivedere, li vai a cercare. Fai una foto sulla televisione, come andare a Dio. 1 Samuele 1.9, Giudici 21.25, 25, 1 Samuele 1.10-11, 3 1, Genesi 12.2, 2 1 Samuele 3.4 fino a 11, 1 Samuele 1.11, numeri 6, 4 e 5, 1 Samuele 1.19, Giobbe 7.11, Salmo 34.15, Atti degli Apostoli 2.21, 21, 1 Samuele 1.18 e puoi metterci anche 19 vai mettici 19 così ebbene ci vediamo domattina dio piacendo alle 10 e mezza per la solita visita pastorale ti voglio ricordare che alle 6 c'è il programma del fratello santos che e l'incontro con Dio comincia dalla mattina piano piano che si sveglia la tua vita spirituale a pregare ed ascoltare e aspettarti una parola che viene da Dio quando ascolti la parola del Signore e crei una connessione con lo Spirito Santo tu senti che quella parola è per te ti incoraggia e ti energizza e eh? Dio piacendo alle 10:30 mezza ci vediamo per. Ora stasera, come sai, c'è il culto profetico a all'usciano dalle 7 alle 9.30. Sarà programmato in differita su questa rete questa sera alle 22.30. Dalle 22.30 in poi è un culto profetico di risveglio. Bene, se vuoi seguire, se lo puoi seguire, è in differita alle ore 22.30. Lo puoi trovare anche su YouTube e su Facebook, così lo puoi seguire. Dio ti benedica, ci vediamo domattina, Dio piacendo, alle 10 e mezza. Pace e buonanotte.